Buongiorno, oggi inizia l'upgrade, diciamo così, della nostra richiesta di riaprire gli ospedali alle visite ai parenti, di riaprire le RSA alle visite ai parenti e di riaprire le sale parto ai papà, ovviamente in quegli ospedali in cui questo non sia ancora stato fatto, perché non è più possibile sostenere questo stato di cose, perché la nostra petizione, pur molto firmata, ha fatto cambiare delle cose, ma non sufficientemente, e perché nessuno si occupa di questi temi. Quindi oggi partono due iniziative. La prima è una petizione che in giornata posteremo, dedicata a medici e infermieri per far vedere che siamo con loro e loro sono con noi, cioè sono moltissimi i medici, gli infermieri, anche gli OSS, gli ASA, i fisioterapisti, tutti quelli che lavorano in ospedale, che chiedono che i reparti vengano riaperti perché anche loro hanno bisogno del parente accanto al malato. Secondo, visto che Speranza, il ministro, non ci ascolta, da oggi personalmente partirà uno sciopero della fame che non smetterà più fino a quando Speranza non ci riceverà, non ascolterà le nostre richieste e non ci spiegherà il suo punto di vista. Questo vale per Speranza e vale per i presidenti di regione, Fontana, Toti, Bonaccini, Zingaretti, tutti gli altri, Emiliano, che possono fare qualcosa, perché sappiamo benissimo che questo, cioè quello della chiusura degli ospedali, sono scelte politiche, sono scelte delle direzioni sanitarie, non certo dei singoli operatori, e non è possibile che le istituzioni facciano orecchie da mercante, facciano finta di non vedere il fatto che a migliaia di persone è privato un diritto fondamentale, che è quello di stare accanto a un parente ricoverato o se stiamo parlando del punto di vista del malato, avere accanto un parente, una persona che amo. Questo non è un favore, non è una concessione, è un diritto fondamentale e non possiamo più aspettare. Quindi, fino a quando Speranza non ci riceverà, lo sciopero della fame non smetterà. Chiediamo a tutti di creare movimento intorno a questa iniziativa. Quindi, ognuno di voi, solo per 24 ore, può associarsi al nostro sciopero della fame usando l'hashtag che vedete qui, taggandoci e facendo vedere questa iniziativa ai propri amici. Dobbiamo creare rete, dobbiamo creare casino e consenso intorno a questa iniziativa. Quindi per 24 ore ognuno di voi può associarsi a questo sciopero. Per quanto mi riguarda, andrò avanti tutto il tempo necessario.